Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Yandere Simulator. Oggi siamo nel canale di Reuben, uno youtuber che già conosciamo perché fa dei bellissimi concept di Yandere Simulator. E in questo caso particolare sono stati rilasciati due concept particolarmente violenti, uno per eliminare Amai e l'altro per eliminare Kizana. Il video in questione dedicato a Kizana si intitola Updated Lockers in Yandere Simulator, quindi mi aspetto qualcosa riferito agli armadietti. Vediamo insieme che cosa. Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un nuovo concept dedicato a un oggetto in particolare. Questo oggetto esiste già, ma questa è una versione alternativa ispirata agli ultimi aggiornamenti, grazie ai quali è più facile nascondere un cadavere. Nello sgabuzzino al piano di sopra ho messo due armadietti inutilizzati. Magari potrebbero sembrare delle semplici decorazioni, ma in realtà permettono di eliminare le rivali e liberarsi di loro facilmente. Se le statistiche di forza di Ayano sono uguali o superiori a 2, lei potrà spostare questi armadietti in giro per la scuola, sbloccando tutta una serie di possibilità interessanti. Ecco appunto, Ayano sta spostando gli armadietti con la sua forza. E qui vediamo che l'armadietto è pericolosamente in bilico sulla ringhiera, proprio sopra Cocona che parla con Kizana. Allora, perché cosa mi ha chiamato qui? Beh, ascoltami Cocona, ho come l'impressione che le tue performance stiano peggiorando ultimamente. Ah, capisco. Devi impegnarti di più oppure ti butto fuori dal mio club. Certo che tu non lasci mai nessuno un pochino libero di riposarsi, eh? A volte vorrei che qualcosa ti schiacciasse come tu schiacci la mia autostima. Come osi parlarmi così? A quanto pare le preghiere di Cocona sono state ascoltate da Ayano, tipo istantaneamente. È da tanto che mi sembra strano schiacciare la gente con un secchio pieno di pesetti e credo che avrebbe molto più senso utilizzare un oggetto pesante, appunto, come un armadietto per fare la stessa cosa. E visto che gli armadietti consentono di nascondere un corpo al loro interno, si potrebbero usare anche per nascondere dei corpi e portarseli in giro esattamente come si fa con i sacchetti dell'umido. Insomma, se schiacciate uno studente con un armadietto, ce lo potete infilare subito dentro, così avrete tutto il tempo di pulire in giro senza allertare gli altri studenti ancora vivi. Ecco appunto, puliamo in giro e poi nascondiamo anche Kizana. Ovviamente bisogna pulire anche l'armadietto in modo che nessuno vada a controllare perché è sporco. E in teoria avrebbe senso poter buttare l'armadietto con dentro il cadavere direttamente nelle fogne, così che la polizia non trovi mai il cadavere. Ecco appunto, ciao ciao Kizana. Comunque sia, c'è anche un'altra opportunità che gli armadietti forniscono, ovvero la possibilità di bloccare delle porte specifiche scelte da Ayano. Bloccare le porte consente ad Ayano di impedire agli altri studenti di entrare o uscire da una stanza, oppure di nascondere un cadavere senza che possa essere visto. Comunque sia, se nascondete uno studente insieme a un cadavere e lo lasciate lì per delle ore, senza poter fuggire, sarà un po' come averlo torturato senza neanche averlo portato a casa. Lo studente in questione potrebbe non venire a scuola il giorno successivo, oppure potrebbe uccidersi mentre è ancora chiuso nella stanza, così da procurare ad Ayano ben due cadaveri, oppure un cadavere e una persona scomparsa nel nulla. Ok, devo dire che questo concept è interessante ma un pochino raccapricciante, almeno per quanto riguarda la sua ultima parte. E qualcosa mi dice che il video Freezing Amai Alive, ovvero congelare Amai mentre è ancora viva, non sarà da meno. Ayano sta andando a vedere cosa combina Amai tutta sola nel club di cucina. Una chiave inglese. Ma quello sembra proprio un frigorifero. Da quando c'è un frigorifero lì nell'angolo? Ecco, abbiamo stordito la povera piccola Mai. Bentornati, oggi vi mostrerò un altro oggetto che ho pensato di inserire all'interno del gioco, ovvero un bel congelatore grande grande. Dentro il congelatore c'è abbastanza spazio per nascondere addirittura un corpo, perché al momento è praticamente vuoto a causa della vendita di dolci della settimana di Amai, che ha dato fondo a tutte le scorte alimentari del club. Ovviamente però questo spazio potrebbe farci comodo per nascondere proprio Amai dentro il congelatore. Reuben non voleva creare un altro posto dove nascondere un corpo, ma voleva un oggetto in grado di diventare un metodo di eliminazione fatto apposta per Amai.
Ecco che cosa intende. Qui abbiamo la vendita di dolcetti che dura tutta la settimana. Ehi Shoku, ho notato che ci mancano le quiche, adesso vado a prenderne alcune insieme a Saki, arrivo subito, d'accordo? Ok, ma è tutto a posto mi sembri. No, vado, ciao, a dopo. Ehi senpai, ero venuta qui a controllare gli ingredienti, non è che magari potessi darmi una mano per favore? Sì, certamente, farò tutto quello che ti servirà che io faccia. Oh, che cosa carina, grazie mille. E adesso la piccola Mai sta controllando il congelatore. Mentre senpai cucina, ci sono dei testimoni lì pronti a osservare la scena. Per fortuna Ayano sa benissimo come liberarsi delle persone di troppo. Beh, ci servirà anche questo peso da 50 kg per poter far fuori Amai. Posizioniamolo qui accanto al frigorifero. Senti, dovresti farmi un piccolo favore tu, eh? Vai, via, mi serve un po' di privacy. Va bene, vado. Anche tu per favore vattene, ho bisogno di privacy. Privacy, capito? Vai via, sciò. E di loro ce ne siamo già disfatti. E adesso dobbiamo mandare via anche senpai. E mentre senpai è distratto, noi... That's not funny. Noi abbiamo chiuso Amai dentro il frigorifero e per assicurarci che non esca ci mettiamo sopra il peso da 50 kg. Strano che senpai, che era letteralmente un metro più in là, non si sia accorto di nulla, ma ok. Devo dire che anche quel peso da 50 kg è un po' sospettino, Però sapete com'è senpai, non è che sia una persona particolarmente sveglia. Mi domando dove sia finita Amai. No, non ci voglio credere senpai, davvero non ha intuito nulla? Vedi una ragazza con un peso da 50 kg che improvvisamente è finito proprio sopra il congelatore? E non pensi che succedano cose? Beh, comunque sia, finisce la giornata scolastica e arriva la polizia perché Amai è stata trovata in delle condizioni un po' drammatiche. E per drammatiche intendo che è stata completamente congelata, povera piccola Amai. Effettivamente come metodo di eliminazione potrebbe anche avere senso, visto che lei è la leader del club di cucina. Però devo dire che forse va aggiustata meglio la parte in cui senpai non capisce nulla della vita. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi due metodi di eliminazione. Se avete preferito quello con Kizana e gli armadietti oppure quello con Amai e il frigorifero. Quello del frigorifero lo trovo molto buono, ma penso vada leggermente cambiato. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e mi raccomando iscrivetevi sia a me che a Reuben perché è veramente bravissimo. Ciao! E mi raccomando, occhio ai pesi da 50 kg, soprattutto se sono posizionati sopra un frigorifero. Ciao ciao!